Buonasera a tutti gli amici e compagni di Out, cena di sottoscrizione per il manifesto. Cominciamo con la lettura dei tarocchi. Questa, vede, la sinistra afrosiva è talmente disunita che cerchiamo di attirare persone con la lettura dei tarocchi. Facciamo uno zoom sul tarocco. Ecco, allora vediamo qua, ecco. Francesco Smania, un saluto anche a Francesco da parte di Out, anche se sta un po'. Un saluto a tutti anche se sta un po' scoglionato perché tutti ci pare che succede. Francesco, ce lo dici? Dice molto tu. Probabilmente l'UDC andrà con il centro-sinistra alla provincia. Ecco, e siamo alla sottoscrizione del manifesto, che è un quotidiano comunista. Comunista, esatto. Evviva! Ciao! Arrivederci. Assistiamo a un confronto acceso fra sinistra critica e Rifondazione Comunista di Sora. Giusto, vero? Paolo Ceccano che ci manda. Essendo qua dalla provincia saranno ancora più pagati, e poi i militanti, quindi dici tu quelli che possono attaccare il manifesto, perché si sentono incoraggiati. Ma attacca tutti con l'UDC, attacca i manifesti alla commissione. Dice a me, io sono stato il primo a dire attenzione, non devono venire, ci sono passati, perché il bilancio l'hanno curato. Non passa i voti dell'UDC, Maria non ci aveva i voti. Notizia di Francesco Smania, adesso ce l'ha detto. La tecnica hanno fatto il bilancio è stato votato 3 mesi fa. Ma poi si fa il referendum fra le varie sezioni di Rifondazione. L'abbiamo chiesto, solamente che ha dispenso di energia. Perché non c'è speranza? Cioè, perché tu ti vai a confrontare con una nostra parte. Un secondo, io ti sto riprendendo, poi esci su Auto, mi mandi le cose, quindi. Già ripresi da Rocchi, sta a parlare di cose serie. Tanto quello che dico lo dico pure nel CPF, dico le altre cose. Il problema è che tu devi fare un dispenso di energia oggi per una cosa, secondo me, dal mio punto di vista, talmente ovvia, talmente sciocca, cioè un apprendimento con l'UDC che è fuori dal mondo. Quando dovresti stare sulle piazze contro il lodo Alfano, dovresti stare nelle scuole con gli studenti, dovresti stare fuori alla fine dei sportelli della CEA perché le bollette sono impazzite, noi dovremmo stare a fare referendum, cioè noi lo proponiamo perché cioè, è un'arma per fermare. Ma il referendum non c'era indicato l'apparentamento con l'UDC, originariamente doveva essere solo per l'ingresso nella giunta provinciale. Ti spiego bene, inizialmente noi chiedevamo come minoranza il referendum su due aspetti, rientro in giunta con la giunta Scalia. E un apparentamento con l'UDC. C'era nella prima parte il ricorso che abbiamo fatto, poi ci ha dato l'ok per un referendum con la dicitura, recitava proprio così, sei favorevole o meno al rientro giù. E quindi il discorso dell'UDC era dopo, perché dice che se no non sarebbe poi minimamente passato. Il problema dell'UDC adesso non si pone, perché loro dicono, ma almeno quello che hanno detto loro, dalle dichiarazioni, pure del mio segretario, non se ne è parlato, cioè ne parlano tutti, lui non lo sa, capito? Cioè, fermi uno per strada, gli dici, sai se l'UDC vuole entrare con il centro-sinistra? Ti dicono, è palese. Cioè, è palese, ieri De Angelis ha fatto complimenti alla Formisano dicendo che ricompatta il centro-sinistra e poi apre l'UDC. Purtroppo molti nel mio partito questo non lo vedono. Cioè, la cosa grave. Continuando la cosa grave del segretario provinciale. Sciopero nazionale della scuola. 17 di novembre, convoca il CPF,
Voi ci siete passati al ritorno da, o no? Voi ci siete passati lì al ritorno dalla manifestazione al CPF? No, non ci sono passato, c'è passata Falta, sì. È scandalo. Il momento che vediamo non è facile. Ma questo lo devi mettere in parte. La segreteria del CPF l'aveva comunicato già il 17 ottobre. Beh, quello sciopero è stato osteggiato in ogni modo, da tutte le parti. 500.000 persone in piazza. Quello sciopero ha cominciato già Ferrando a rompere le scatole. Il nazionale ha dato l'adesione allo sciopero. No, non è proprio così. Stasera abbiamo fatto un'assemblea pubblica, è venuto Pecolo della segreteria, no? È venuto a dirci, insomma, la linea nazionale del partito. Quindi azzerava tutte le possibilità, come il documento che è uscito dalla maggioranza di fondazione, se ne parla proprio, cioè diremo che il partito andrà con il simbolo dato, e seconda cosa poi diceva siamo incompatibili con il PC, ma diceva ma siamo incompatibili perché faceva l'esempio sulla legge elettorale, no? Le preferenze, e noi ci troviamo d'accordo lì, quindi non è che dice c'è un partito dove io, cioè, chiudo gli occhi solo perché ti chiami in quel modo, oppure perché ti chiami in quel modo. Dialogo pure con te, diceva Pedro. Però sulle, poi sulle amministrazioni, sui contenuti politici, al di là di questa legge, ma che ci abbiamo? Ma pure un'altra cosa importante, ma se tu ti rifiuti, vai con una lista dove c'è l'UDC, in questo momento dove già hai perso una marea di... Ma lo sai quanti ne perdi? Cioè, perdi pure l'anno. È come uno, finisci proprio. È come un organismo che ha mediamente 5 litri di sangue, ce ne, già ce ne avevi 3, poi ce ne aveva pure l'anno. Come cazzo? Ma non ci si rende conto che si sta perseguendo su una strada che già stata veramente ha portato la disfatta a livello nazionale e continuiamo ancora? Sì, ma questo però è vero in alcune realtà.